Innanzitutto grazie di averci ricevuto. Milena Zanna, il sindaco di Castello di Serravalle, ci risponderà a qualche domanda riguardo alla fusione. E la prima di queste è: come troverete una linea comune, una linea unica che riesca a rimanere, a lasciare intatta l'identità di comunità differenti per ora, insomma, in termini di turismo, imprese e servizi? Ogni comunità continuerà a sviluppare le proprie vocazioni come ha fatto in passato, quindi potrà anche mettere in rete le proprie esperienze, quindi favorire anche un processo virtuoso nei confronti anche delle imprese, degli altri territori, perché appunto si avrà la possibilità di lavorare come comune unico e quindi di usufruire sia delle risorse sia di tutte le opportunità che l'intero comune può esprimere, quindi senz'altro non verranno a mancare quelle che sono oggi già le vocazioni di ogni singolo territorio, ma verranno ampliate attraverso l'utilizzo anche di ulteriori risorse. Infatti il sindaco, cioè il vice di Crespellano, infatti ci ha detto anche che la zona nord del comune unico magari sarà dedicata più allo sviluppo dell'industria. Sì, noi abbiamo già fatto delle scelte anche nel nuovo PSC che andremo ad adottare, proprio di non costruire ad esempio nei comuni montani di Savigno e di Castello, ma di posizionare nuovi insediamenti lungo l'asse della Bazzanese e di tenere invece i nostri territori come punto di riqualificazione e quindi di sviluppare quelle che più sono le nostre peculiarità, quindi l'agricoltura, uno sviluppo più sostenibile dell'ambiente, quindi in un'ottica di visione unitaria del territorio. Quindi questo strumento anche del PSC di pianificare insieme in tutti i 6 comuni più anche Zola Predosa il futuro sviluppo urbanistico delle nostre vallate si associa anche al futuro sviluppo che vogliamo dare in campo economico, culturale, ambientale, quindi proprio valorizzando quelle che sono le caratteristiche dei singoli territori in un'ottica di comune unico ancora più integrato e unitario, perché le scelte che vengono fatte a monte poi hanno delle ricadute a valle, quindi è ovvio che è necessario che siano coordinate e condivise proprio perché non ci siano delle cose che poi vengano a ricadere su certi territori, quindi questo sviluppo armonioso è senz'altro una cosa ben fatta che noi abbiamo fatto ancora prima di pensare di diventare comune unico, già essendo unione, perché questo processo di sviluppo e di costruzione di un PSC unitario è già avvenuto dal 2009, da quando ancora eravamo unione. Quindi maggior ragione in ottica di comune unico bisognerà avere delle politiche ancora più integrate. E la seconda domanda invece era: comunità montane, l'unione dei comuni e la fusione, qual è il filo conduttore tra questi? Sì, noi praticamente è un passaggio evolutivo del fatto che mentre in passato, quando sono nate le comunità montane, vi era una legge che le obbligava dopo 10 anni a fondersi in un comune unico, oggi invece per noi non c'è più questo obbligo, ma è diventato un passaggio quasi automatico, perché lavorando da tanti anni insieme abbiamo appunto acquisito esperienze, abbiamo fatto servizi in associazione, quindi abbiamo prima stipulato delle convenzioni, poi trasferito il personale all'Unione dei Comuni, quindi abbiamo fatto un passo ulteriore in avanti perché non abbiamo più duplicazioni di funzioni tra comune e unione. Da quando siamo stati eletti sindaci abbiamo rivisitato tutte le convenzioni che avevamo in unione e abbiamo fatto praticamente delle vere e proprie, non semplice convenzione, ma trasferimento del personale in unione con la funzione piena. Quindi sono servizi oggi che ad esempio l'ufficio personale non c'è sia nell'unione dei comuni che nei singoli comuni, ma viene gestito centralmente trasferendo le persone che prima lavoravano nei comuni. Quindi per noi oggi arrivare al comune unico è praticamente il completamento di un percorso che ci vede lavorare insieme già da tanti anni e quindi secondo noi va nell'ottica di una maggior razionalizzazione anche delle risorse, perché comunque quando ci si trova all'interno anche della giunta e dell'unione, essendo sempre comunque singoli amministratori di singoli comuni, ovviamente l'unione oggi può rappresentare una sovrastruttura rispetto
ai comuni, quindi ha dei costi aggiuntivi e comunque ogni amministratore, ogni sindaco del proprio comune deve fare i conti poi col proprio bilancio, quindi anche scelte che potrebbero essere fatte in maniera differente poi si devono confrontare con le realtà dei bilanci dei singoli comuni. Quindi invece passare alla fusione vuole dire avere un bilancio unico, avere risorse uniche, avere una visione unitaria appunto delle cose e poterle realizzare senza poi dover fare i conti con le singole realtà, perché comunque noi abbiamo comuni che hanno più risorse, altri ne hanno meno, quindi noi dobbiamo cercare di mettere insieme tutte le potenzialità che possiamo esprimere e per poterle realizzare ovviamente bisogna che queste risorse siano gestite unitariamente, ecco, non più con divari come ci sono oggi. Queste differenze oggi si riversano poi sui cittadini, perché ci sono cittadini che possono avere più servizi, altri che ne hanno meno, altri che sostengono dei costi maggiori per i medesimi servizi. E l'unione dei comuni, proprio perché è magari una sovrastruttura o si è identificabile come una sovrastruttura che cerca di associare servizi o comunque avere un'ottica comune della vallata. Nel caso vincesse il sì, comunque nel caso ci fosse la fusione, l'unione dei comuni, quale sarebbe il destino? L'unione dei comuni cesserebbe, sì. E confluirebbe all'interno del comune unico, perché ad oggi l'unione ha raggiunto un limite nella sua anche espansione, proprio perché decidendo di trasferire il personale e le funzioni ci sono poi tutta una serie di attività che rimangono comunque in capo ai comuni, che non sono delegabili o trasferibili, perché comunque siamo delle entità ancora autonome con un proprio bilancio, propri consigli, proprie delibere, giunte, quindi cioè, il personale ormai è talmente risicato, non si possono più fare assunzioni se non uno ogni 5 pensionamenti, e quindi costruire ancora dei servizi in unione col trasferimento del personale vuol poi dire svuotare gli attuali comuni e non poter più garantire invece quei servizi che rimangono comunque ancora all'interno dei singoli comuni. Quindi questa fusione è proprio il passo successivo che consente ai comuni di non dover continuare a fare tutti i 5 bilanci o questi 5 consigli, ma di concentrarli in un unico comune. Per cui l'unione dei comuni quindi ci sarebbe, sì. La terza domanda era: con quali modalità e tempi avete deciso di scrivere lo statuto del nuovo comune? Lo statuto del nuovo comune verrà redatto entro il 2013 attraverso un processo partecipativo, quindi utilizzando anche la legge 3 della regione, in modo appunto da costituire lo statuto in maniera partecipata con tutta la cittadinanza. Ecco, questo avremo tutto il tempo per farlo una volta che sapremo l'esito del referendum. Quindi, oltre a una consulenza o sentire i cittadini, verranno anche chiamati semplici cittadini per redigere o comunque aiutare a redigere lo statuto? Sì, attraverso appunto, se la regione ci finanzierà attraverso la legge 3, noi vorremmo appunto fare questo processo partecipativo, ecco, che coinvolga appunto la cittadinanza nel redigere quello che sarà poi il regolamento anche del futuro comune unico. Le faccio una domanda un attimo polemica, nel senso, lei non pensa che magari avendo già uno statuto che nonostante sia un documento abbastanza generico dovrebbe dettare le linee guida, diciamo, di un'organizzazione, un'associazione che sia, avere già uno statuto non poteva aiutare magari a votare al referendum con più coscienza di quel che sarà il comune unico? Cioè, avere uno statuto oggi non è proprio possibile, perché comunque deve ancora essere fatto referendum e quindi ancora non ci sono nessuna certezza che poi ci sarà o meno questo comune unico. Noi abbiamo già le idee di come potrà essere organizzato, accentrando tutto il back office e mantenendo il front office in tutti i municipi. Poi è ovvio che il nuovo amministratore, il nuovo sindaco, la nuova giunta dovrà poi prendere le decisioni del futuro. Ecco, quindi lo statuto che noi andremo a proporre saranno comunque delle linee di indirizzo, delle linee guida che comunque poi potranno
anche essere eventualmente poi modificate da chi amministrerà un nuovo comune. Comunque un'idea noi l'abbiamo già, che è quella appunto che deriva anche dallo studio di fattibilità, e quindi di mantenere i municipi e quindi il servizio di front office in tutti gli attuali comuni, e quindi di accentrare quello che è invece tutta l'attività di back office, quindi non creare disagi ai cittadini, ma far sì invece che i cittadini possano avere possibilità di ottenere i servizi in qualsiasi municipio, quindi un allargamento e un avvicinamento della pubblica amministrazione nei confronti della collettività. Perfetto. La quarta domanda è: a fine novembre ci sarà il referendum consultivo, quindi non decisionale, ma di seguito supporto per le decisioni. Ci chiedevamo se era l'unico referendum fattibile, l'unica forma di referendum fattibile. Sì. Senza quorum e... Sì, la legge regionale prevede appunto che venga indetto un referendum di tipo consultivo, e il fatto che non ci sia quorum è una maggior garanzia di partecipazione e di democraticità, perché ovviamente secondo me non è giusto che chi rimane a casa e non va al voto automaticamente si esprima per il no. È giusto che le persone vadano a votare e che votino consapevolmente in base alla propria opinione. Ecco, quindi la regione terrà conto ovviamente dell'espressione dei cittadini, e quindi nel caso in cui prevalgano i no, ovviamente non si potrà dare seguito alla nascita del comune unico. Nel caso in cui invece ci siano alcuni che si esprimono per il no, verrà fatta ovviamente una valutazione politica tenendo in considerazione quante sono le persone che sono andate a votare e quante hanno detto no rispetto a chi ha detto sì. Quindi comunque è necessaria una valutazione politica, ma se la maggioranza dei cittadini dice no, ovviamente non serve neanche questa valutazione, cioè non si andrà contro la volontà delle persone. Okay. Ma ha preceduto la domanda, perché nel caso vincesse il no, cosa accadrebbe? Quindi andiamo all'ultima direttamente. Si è parlato di licei e altre opere pubbliche in programma, comunque delle idee di licei e opere pubbliche. Esiste però un programma dettagliato delle spese riguardo le attività obbligatorie post fusione, cioè quelle derivanti dalla scomparsa e dalla nascita del nuovo comune? Però facciamo degli esempi come la gestione di strade ex provinciali o spese in più che ora non si hanno e che si avranno perché la provincia non si occuperà più di quello, di quelle spese, o riordino documentale o altre spese, insomma quelle di cambiamento. Sì, praticamente dal riordino delle province non sappiamo ancora a chi verranno attribuite le competenze, quindi quali saranno attribuite o eventualmente alla regione o ai comuni, quindi ovviamente una volta che avremo l'attribuzione delle funzioni dovremo trovare la modalità per sostenerle, e anche spero che se poi avremo funzioni che prima faceva la provincia ci daranno anche il personale per poter fare queste funzioni, perché oggi non abbiamo più nemmeno il personale per garantire i servizi che già dobbiamo fare. Per tutto quello che riguarderanno i cambiamenti amministrativi, documenti, carte d'identità, verranno fatte dall'amministrazione d'ufficio, quindi senza spese per i cittadini, come è già stato fatto anche in passato quando abbiamo cambiato la toponomastica delle strade. Abbiamo provveduto direttamente a far avere le etichette da attaccare nella patente piuttosto che rifare la carta d'identità. Quindi questo passaggio per il cittadino deve essere a costo zero, ma se ne deve far carico l'amministrazione. Quindi abbiamo in progetto di fare delle opere pubbliche importanti, quale la realizzazione di una scuola secondaria superiore a Bazzano, dove abbiamo già riservato anche nell'ambito del nuovo PSC la collocazione appunto fisica di dove dovrebbe sorgere. Abbiamo avuto un incontro con l'assessore provinciale dove ci ha esposto appunto che ci sarebbero i numeri, perché ovviamente bisogna partire dai bisogni, non è che si può pensare di costruire un qualcosa che non serva. Quindi noi abbiamo verificato che ci sono molti ragazzi che oggi hanno difficoltà a raggiungere gli istituti presenti anche solo a Bologna o Casalecchio, perché comunque nei nostri territori ci sono ancora delle difficoltà nei trasporti, e che stanno lontani da casa molto, molto tempo, si alzano molto presto, e quindi abbiamo la necessità di abbattere la dispersione scolastica e di costruire, secondo noi a Bazzano, che è centrale rispetto ai comuni della Valle del Samoggia,
un polo scolastico superiore, questo potrebbe essere una risposta molto importante per i nostri ragazzi. Oltre ovviamente a pensare di non costruire più nuovi, anche solo centri sportivi dappertutto, perché ovviamente non abbiamo le possibilità né come risorse né come norme dettate dalla legge, perché col patto di stabilità non possiamo spendere, quindi sarà importante mettere in rete quello che abbiamo, quindi poter potenziare i trasporti, poter utilizzare in maniera integrata sia quello che già esiste oggi nei nostri comuni, ma soprattutto attraverso quello strumento che le dicevo del nuovo piano strutturale comunale, costruire un piano dei servizi e quindi identificare quali sono i luoghi dove sono necessarie determinate strutture pubbliche e realizzarle in modo che siano usufruibili dal comune unico. Non so, noi alle domande abbiamo finito. Se voi non volete, non è venuto un particolare, una particolare domanda, se non vogliamo fare. Riguardo ai passaporti, c'è qualche, siccome cambierà, no, la residenza, eccetera, l'indirizzo, comunque insomma, sì, il comune, eccetera. Avete già trovato un accordo con la prefettura per mettere d'accordo su cosa accadrà per chi ha passaporto? Sì, noi dovremmo fare tutti i passaggi formali con tutti gli enti, sia con la motorizzazione, con la prefettura, proprio perché tutto avvenga a costo zero ovviamente. Ma anche sul passaporto ci sarà eventualmente un ovviamente. Sì, sì, dovremmo comunque farci carico di tutto. Poi ecco, adesso c'è anche la possibilità in futuro di avere la famosa carta d'identità elettronica, quindi noi vorremmo veramente utilizzare anche le risorse aggiuntive che ci derivano dallo Stato e dalla Regione per poter dotare i nostri municipi di queste apparecchiature che comunque sono costose, che fino ad oggi non ci siamo mai potuti permettere, anche i contributi che lo Stato ci doveva dare non ce li ha dati, e quindi noi dovremmo invece avere quella forza di fare quell'innovazione anche tecnologica che possa consentire di magari non riduplicare i documenti in formato cartaceo, ma già darglielo con un nuovo strumento elettronico. Siamo già enti federati, quindi noi possiamo già fare tutti i servizi demografici online. Anche questo contribuirà ovviamente ad agevolare la vita della nostra cittadinanza, perché potranno da casa direttamente ricevere qualsiasi tipo di certificato, quindi questo è già possibile farlo da oggi. Ovviamente continueremo su questa strada di cercare di implementare il sistema informatico, perché comunque costruire un comune unico vorrà dire inizialmente investire delle risorse proprio anche sul sistema informatico, perché ovviamente i municipi dovranno essere in rete, dovranno dialogare fra di loro, dovranno omogeneizzarsi, dare le stesse risposte, proprio in un'ottica non di singolo municipio ma di municipio del comune unico. Quindi ci dovranno essere dei tempi di formazione del personale, quindi saranno i primi tempi molto, molto importanti appunto per organizzare comunque una macchina amministrativa che coinvolge un bacino di 30.000 abitanti, quindi sarà un processo che dovrà partire da subito, dall'indomani del referendum, nel caso in cui e si vada per il sì, quindi ci sia il comune unico, dovremo veramente dedicare questo anno di tempo che manca alla riorganizzazione degli uffici, alla formazione del personale e a costruire veramente su ogni settore un'analisi puntuale di quello che è lo stato di fatto e di quello in cui noi vorremmo invece darci come obiettivo per arrivare, ecco, pronti alla nascita del nuovo comune, che dovrà avvenire comunque nel 2014, cioè è previsto il commissariamento dei comuni a fine 2013. Il commissariamento poteva anche essere fatto da subito, all'indomani del referendum, però è stato chiesto al Ministro dell'Interno appunto di far sì che i comuni potessero continuare la loro attività fino a fine 2013, perché ovviamente bloccare oggi le amministrazioni voleva dire non portare a compimento nemmeno il mandato amministrativo che ci siamo dati, perché avremmo interrotto tutte le opere pubbliche che abbiamo in corso, il piano strutturale comunale che è in fase di definizione, quindi invece utilizzare ancora questo anno di tempo per poter costruire anche l'organizzazione del nuovo comune, secondo noi è fondamentale, perché ovviamente quando ci sarà il periodo del commissariamento, il commissario dovrà gestire ovviamente solo l'ordinario, non è che si potrà fare tanto, quindi noi dobbiamo arrivare a quella data, avere già una forma organizzativa e uno statuto del nuovo comune che siano in grado da subito poi di diventare operativi. Chiedo un comune unico, quindi non solo come strutture vostre a livello comunale per
aumentare i servizi informatici per migliorare i servizi al cittadino, ma proprio come servizi al cittadino, quindi non solo wifi gratuito, eccetera, eccetera. Sì, noi vogliamo appunto coprire tutti i punti pubblici, ad esempio anche la copertura delle piazze, e abbiamo chiesto appunto anche dei finanziamenti alla regione attraverso l'EPIDA, appunto per abbattere questo digital divide nelle zone non solo che oggi hanno questi problemi, ma soprattutto anche rendere accessibili gratuitamente a chiunque venga nel nostro territorio, che non sia neanche cittadino nel nostro comune, comunque di potersi collegare direttamente alla rete, di avere tutti i servizi. Abbiamo cercato di migliorare il sito, quindi di dare tutte le informazioni, tutto quello che succede nel nostro comune, di pubblicare tutte le delibere, tutti gli atti, quindi di avere la massima trasparenza, appunto perché l'era digitale ormai è non solo per i nostri ragazzi, ma anche i cittadini che non l'hanno mai utilizzata fino ad oggi dovranno ovviamente essere in grado. Quindi noi vorremmo mettere anche nei municipi una postazione internet dove le persone si possono entrare, possono collegarsi, anche chi non ha il computer a casa possa utilizzare uno strumento comunque messo a disposizione dall'amministrazione. Bene. Vorrei chiederle una cosa io, cioè l'ultima, cioè diventando così grandi e magari potendo permettersi qualcosa di più, non si è per caso pensato a eliminare delle aziende multiutility, ad esempio, pensando magari di sostituirle con dei consorzi o altro? Sto pensando ai rifiuti, ad esempio. Sì. Sì, beh, lì c'è adesso tutta la riforma dei servizi pubblici locali, quindi noi ovviamente dobbiamo fare i conti, uno con le norme che ci sono in essere, quindi con i contratti, le convenzioni che abbiamo, e comunque anche mettendoci insieme noi non potremmo aumentare il personale, quindi anche il fatto di pensare di avere del personale che sia in grado di gestire tutti questi servizi che comunque comportano una complessità, magari in futuro si potrà pensare. Noi adesso abbiamo costituito ad esempio l'ASC, l'azienda speciale consortile per la gestione dei servizi alla persona, quindi abbiamo cercato comunque di reinternalizzare delle funzioni che erano in passato state esternalizzate, perché prima venivano gestite dall'ASL. Quindi ad oggi abbiamo ritirato le deleghe, abbiamo costruito nel 2010 questa azienda consortile dei comuni, e quindi ci siamo riappropriati di funzioni che prima erano state esternalizzate, avendo quindi il controllo diretto sulla gestione e più economicità. Quindi ovviamente bisognerà fare delle scelte, perché comunque ci saranno tante cose da rivedere, da ripensare, e quindi tutto quello che sarà possibile reinternalizzare, gestire direttamente, penso che il comune unico possa avere la forza per farlo. Ecco, magari non tutto, perché ci sono delle cose veramente complesse. Questa parola, quella del rifiuto, al contrario del magari servizio alla persona, se viene gestita in un certo modo porta profitti effettivi, cioè soldi porta. Cioè noi oggi no, perché sui rifiuti noi non abbiamo dei ricavi, cioè praticamente viene chiesto all'utente quello che è il costo del servizio. Però è palese che la multi-utility era, ad esempio, i profitti ce li hai come, per cui magari nell'ottica di crescita ci sarà bisogno di anche di più soldi, non si potrà contare sempre sui soldi che arriveranno. Certo, bisogna cercare di bisognerà cercare anche di crearseli attraverso maggiore delle forme di riorganizzazione dei servizi, quindi questo il Comune Unico lo farà senz'altro. I rifiuti sono un grande profitto, per quello c'è gente poco raccomandabile che ci sta dietro. Va bene, perfetto. Io abbiamo finito. Sì. Sì, ringrazio.